si offre all'attenzione, si fa una chiacchierata con l'autore. Ma grazie di essere qui con Gianrico Carofiglio per Il silenzio dell'onda, da poco pubblicato dall'editore Rizzoni. Io ho finito di leggerlo poco fa, non avendo avuto il piacere di poterlo leggere di filato come possono fare le persone civili. Dicevo prima a Gianrico, come la vogliamo fare questa chiacchierata, seria o faceta? Perché vedete che questo è un bel libro, l'autore lo conosciamo tutti, lo apprezziamo, anzi facciamo subito questo gioco di società. Quanti hanno letto il libro già? Abbastanza. Bene, no, questo è importante, perché uno dei problemi quando si parla di un'opera di narrativa, che facciamo il riassunto delle puntate, mi pare ovviamente improbabile. Allora io vi voglio dire solo un paio di considerazioni e fare un esercizio che di solito non faccio, perché dire quali sono le ragioni per cui un libro ti è piaciuto o non ti è piaciuto è un esercizio di intimità che è difficile fare in pubblico, se non facendo dei discorsi molto mediati, insomma, che vengono confezionati per l'occasione. Però questa volta io, senza esagerare, un piccolo sforzo lo vorrei fare e dirvi perché questo libro mi è piaciuto. Mi è piaciuto in primo luogo per un fatto tecnico, mettiamo in questi termini, e cioè che finalmente, dal mio punto di vista di lettore, ho ammazzato l'avvocato Guerrieri, che ma non è morto. L'avvocato Guerrieri, come si dice, non è morto, vive e lotta insieme a noi. Non è questo il problema. Non è questo il problema. Sta tramando per tornare. E tornerà sicuramente. L'ho ammazzato io come lettore, nel senso che lo dico, è un esercizio, come dire, di espressione intima, lo faccio in pubblico, che effettivamente quando io ho letto altre cose, adesso non sto a dire quali, perché non dobbiamo fare la bibliografia, ero molto condizionato dalle letture, chiamiamole così, della serie di Guerrieri, e quindi c'era sempre un po' questo confronto. E poi il fatto che uno a Guerrieri si affeziona, e quindi, come dire, difficilmente riesce a distaccarsi, mi sembra quasi di leggere una cosa, come dire, che non è esattamente quello che si aspetta dalla penna, anche se la penna non si usano più, di Gianrico. E invece questa volta devo dire che, e qui sono un'altra volta scorretto, mi è piaciuto molto di più delle perfezioni provvisorie. Confronto assolutamente inutile, illogico, non sono due cose diverse, però, come dire, ho avuto la soddisfazione di dire, beh, questo, come dire, mi ha attirato, mi ha tenuto nella lettura di più di quanto non sia stato l'ultimo, anzi me lo sono scordato, quindi questo è il fatto positivo. Poi Gianrico scriverà altri 200 libri di Guerrieri, li leggeremo, ci piaceranno, però, come dire, a me sembra una bella notizia, insomma, dal mio punto di vista di lettore, vedere questo passaggio. Prima notazione. Seconda, e poi passo il microfono a Gianrico, la cosa che mi è piaciuta non è banalmente il fatto che questo è un libro assai ben costruito, ci siamo abituati, i libri di Gianrico sono tutti ben costruiti. Questo, come dire, ha un elemento di complessità in più, perché ci sono due piani, in realtà non proprio, ma diciamo due piani di racconto tra due personaggi che io considero parimenti protagonisti. Il protagonista con la P maiuscola, poi c'è un protagonista più piccolo, è il caso di dire, ma altrettanto importante, e poi questi due piani di racconto si intersecano e c'è, come dire, una pennellata di poliziesco, ma che è puramente funzionale in realtà all'economia generale del racconto. Quindi è un discorso non facile da tenere, soprattutto in termini di attenzione che bisogna far tenere al lettore, ma funziona, questo non mi ha stupito. Quello che mi ha colpito è che questo è un libro che si può leggere, come tutti i romanzi, in molti modi, ha molte chiavi di lettura che non sarei nemmeno in grado di elencare, ma a me piace molto il fatto che io l'ho letto come il romanzo della paternità. Non possiamo affrontare il tema con facilità, perché se ci mettiamo a parlare di paternità
potremmo, diciamo, avere imbarazzi, ritegni e forse dire cose inappropriate, ma è decisamente, dal mio punto di vista, il romanzo della paternità. È la paternità del protagonista grande, è la paternità del protagonista piccolo, meglio la figura paterna del protagonista piccolo, è la paternità, come dire, del mancata del protagonista grande, e c'è, insomma, questo ritorno in maniera che poi si capisce solo alla fine, secondo me, non ossessiva, ma in maniera ripetuta e costante, questa questione, questa chiave, questo tema. E questo a me è piaciuto, perché non so darne un'interpretazione, non la voglio dare, ma mi è sembrata un tratto che tiene poi alla fine insieme tutto quanto il romanzo, che è un tratto profondo. Non lo so quanto parli alle donne, forse sì, però secondo me parla agli uomini, il che mi fa piacere, perché rompe un'altra questione, un altro non luogo comune ma dato di fatto, e cioè che le lettrici in generale più forti sono le donne, certamente di narrativa sono le donne. Io questo lo vedo anche come un libro per uomini, non è, commercialmente non è uno slogan positivo, sia chiaro, lo dico e lo nego perché non voglio danneggiare né l'autore né la Rizzoli, però mi piace perché lo prendo anche come una sfida, come una sollecitazione, come un, come dire, un modo di tirare e attirare in una lettura che deve essere piacevole, sia chiaro, ma che quando ci dà qualche spunto, qualche stimolo di riflessione, usiamolo pure, quando ci dà qualche emozione, tutto sommato ci fa bene, credo, cioè ci dà un'ora di piacere di lettura, che però non esclude affatto che sia un'ora anche nella quale pensiamo. Quindi, come dire, mi complimento, adesso vengo alla parte prima, mi complimento con l'autore, perché so che farà risorgere Guerrieri più forte che prima, ma me l'ha messo perlomeno, me lo ha ridimensionato, mettiamo in questi termini, e mi complimento con lui perché quando ci ha parlato anche della sua paternità di padre, non so in che termini, e non lo indagherò perché un altro personaggio qui del romanzo è uno psichiatra, e io con la psicologia e la psichiatria non ho purtroppo familiarità, o per fortuna, e quindi non voglio andare più in là di questo, però, come dire, è stato bello scoprire questi lati e questa capacità di proposta nuova che secondo me in questo libro hai trovato, mio caro. Buonasera a tutti. Questo incontro ha già una differenza rispetto agli altri che ho fatto in relazione all'uscita di questo libro, perché avevo detto agli amici della casa editrice di Rizzoli, quando al libro pronto e a pianificazione, come posso dire, editoriale, commerciale in corso, si era parlato di presentazione, ho detto: guardate, io non c'ho voglia di fare presentazioni, non ne posso più, sono esausto di parlare di me stesso, perché qualcuno mi ha guardato, dice: non era il tuo argomento preferito? No, non più. E nel corso di queste riunioni, nelle quali devo dire, insomma, i dirigenti della casa editrice si erano un po' preoccupati, perché diciamo, la promozione del libro con l'autore è una parte, diciamo, piuttosto importante nella, come dire, nel viaggio commerciale del libro, un bravo editor della casa editrice a un certo punto ha detto: ma perché invece di fare le presentazioni, che succede? Non temevo che infatti lo sentivo vicino. Questo mi ricorda, insomma, niente a che vedere, forse l'ho già raccontato qui, però è un episodio meraviglioso, secondo me. Eravamo in Germania per la presentazione di un mio libro tradotto in tedesco, e c'era questo attore molto famoso in Germania che doveva leggere e si stava accingendo alla lettura. Peraltro la presentazione dei libri in Germania e le letture sono cose molto diverse che da noi. Leggono per 50 minuti di seguito. Quando io lo seppi per la prima volta, dicevo: cioè, state scherzando, leggete il libro intero. E dice: no, i tedeschi amano
queste letture. Vabbè. Comunque sia, questo attore stava cominciando a leggere quando gli parte la suoneria del cellulare, che non era una suoneria tipo Dream oppure L'aria sulla quarta corda o una canzone dei Rolling Stones. No, era lo scontro frontale fra due tir. Ma giuro, voi pensate che io invece, cioè, era con tutto l'urto le lamiere contorte, i vetri che si infrangevano e anche le urla di dolore, diciamo, delle vittime. E devo dire, quest'uomo, con una classe che io veramente ineguagliabile, questo affare suonava vicino al microfono, 300 persone di pubblico e gli altoparlanti per il programma, e tirò fuori il telefono e dice: ovviamente sono io che l'ho fatto partire per ricordarvi di spegnere il cellulare. Grandissimo, grandissimo. Va bene. Quindi questo bravo editor dice, ma invece, perché invece di fare le presentazioni tradizionali, parli del libro e tutto quanto il resto, visto che questo libro più di altri ha avuto dei tagli consistenti rispetto alla prima stesura, perché non fai come in certi film e non leggi le bonus tracks, cioè in pratica ciò che dal montaggio è rimasto fuori e che però per qualche ragione può essere interessante anche solo dal punto di vista del filologo, diciamo così, vedere come posso dire, le varie stratificazioni del testo. Questa mi era sembrata e mi è sembrata un'idea divertente, quindi tutti gli incontri che abbiamo fatto finora non hanno avuto, diciamo, un'introduzione, non hanno avuto una presentazione, che poi è quello che ha fatto Alessandro, e cominciamo sostanzialmente con la lettura di questi brani tagliati. Anche stasera leggerò un brano, non del libro, ma che nel libro non c'è più, però due parole per spiegare l'operazione forse sono necessarie. Questo libro, più di tutti gli altri libri che ho scritto finora, è stato soggetto a interventi consistenti che hanno mutato, diciamo, la prima stesura in maniera assai significativa, per cui quello che avete qua davanti è un libro abbastanza diverso da quello che era risultato dalla prima stesura. Intanto diverso quantitativamente, perché la prima stesura era circa 60 pagine in più, forse anche qualcosa, diciamo, questo è poco più di 300, quell'altro era fra 360 e 370 pagine. I tagli sono dovuti a molte ragioni nel cui dettaglio tecnico non entro, o meglio, nel cui dettaglio tecnico entrerò un attimo dopo aver fatto questa lettura. Però ecco, in questo caso, più di quanto non accada o non sia accaduto in altri, vale, direi, quella, come posso dire, lettura della scrittura come arte del togliere. Molti di voi sanno e sapranno quello che Michelangelo, tanto per prenderci dei riferimenti così modesti, diceva della scultura. Lui diceva: la scultura è arte del togliere, e aggiungeva: in ogni blocco di granito è prigioniera una statua, e il lavoro dello scultore è liberarla. E questo uno lo vede proprio in maniera straordinariamente potente se va alla Galleria dell'Accademia a Firenze e vede i prigioni, che sono gli incompiuti di Michelangelo, vede questi energumeni che tentano di uscire dalla roccia e non ci riescono perché appunto sono incompiuti. Io trovo fra i più straordinari capolavori di tutte le arti, di tutti i tempi. La scrittura, secondo me, è arte del togliere allo stesso modo, in questo senso che la prima stesura di un romanzo, di un racconto, è in generale, perlomeno quanto mi riguarda, un riversare abbastanza caotico, senza un vero criterio che non sia la vaga idea del tema di cui voglio parlare, riversare parole sulla pagina o sul computer in modo da creare, alla fine di questa prima fase, un blocco di parole che è in qualche modo l'omologo del blocco di granito. Ma il vero lavoro di scrittura è quello che viene dopo, cioè quello in cui togli il di più e liberi la storia e i personaggi prigionieri in quel blocco di parole. In questo caso, diciamo che la prigioniera particolarmente, come posso dire, rigida, e quindi c'era da togliere più parole, c'era da togliere interi capitoli, c'era da togliere pezzi di storia.